Allora, cari amici, come nostra abitudine, facciamo un po' di resoconto attraverso alcuni giornali abbastanza recenti. Siccome in questi giornali vengono dette delle cose importantissime, a noi ci interessa farli vedere. Quindi incominciamo con questa rassegna stampa. Ma qui c'è un articolo che ci ha colpito in maniera particolare. Questo è il Corriere della Sera, martedì 29 aprile. Allora, dice: come celebrare il 25 aprile con il senso della misura? Risponde Sergio Romano, ma noi ci fermiamo soltanto alcune cose, che sono considerazioni importantissime. Dice, in secondo luogo, tutto il suo articolo, il 25 aprile è stato lungamente usato dal Partito Comunista per rivendicare meriti che gli appartenevano soltanto in parte, per accreditarsi come la principale forza democratica del paese, per distrarre lo sguardo degli italiani dal suo rapporto con l'Unione Sovietica, per convincere il paese che il fascismo era una minaccia permanente e il Partito Comunista Italiano un indispensabile baluardo contro il suo ritorno. Allora, questo per dire quanto il pompaggio di questa data infame sia stato soprattutto utilizzato dal Partito Comunista, e a tutt'oggi i cascami di quel partito ancora si attaccano a questi concetti per poter trovare una validazione propria, laddove erano servi degli anglosassoni negli anni 44-45, lo sono a tutt'oggi, rivendicano chissà quale imbecillaggine. Non è che stiamo qui a parlare di queste cose, diciamo un'analisi fatta da uno studioso serio come Sergio Romano. Quanto più il Partito Comunista usava il 25 aprile per le sue strategie politiche, tanto più cresceva la diffidenza di una parte del paese per la sua commemorazione. Guardate che è molto importante. I comunisti non hanno mai capito che l'odio nei confronti del Partito Comunista, odio indelebile negli italiani, è nato proprio da questi pompaggi, no? E queste esaltazioni di stragi che nel caso del Partito Comunista non era una novità, perché il Partito Comunista, dove è arrivato, in qualsiasi posto, dove ha fatto delle stragi terribili, a cominciare quello che è successo nella povera Russia, basterebbe leggersi i testi. In terzo luogo, la data è stata spesso brandita come un'arma contro gli avversari politici, è stata usata dapprima contro la Lega, poi contro Berlusconi, e a Milano in particolare è diventato il metro con cui misurare la correttezza politica dei suoi sindaci. È così accaduto che una festa nazionale venisse usata per fini politici e contribuisse ad alimentare il sentimento che fra noi e loro, cioè noi, tra virgolette, un noi e un loro, esiste una insormontabile incompatibilità. Questa è una cosa importantissima. Vogliamo ricordare che gli italiani sono indotti a festeggiare questa festa del 25 aprile, un giorno in cui non è successo ma poi infausto, è una commemorazione infausta. Sì, ma non è successo assolutamente il 25 aprile. Mussolini è stato ucciso il 28 aprile e la strage di fascisti è cominciata il 1, 2 e 3 maggio, dopo la resa, per cui tutti quelli che erano in armi si sono arresi, quando erano disarmati sono stati assassinati. La memoria del 25 aprile è semplicemente per onorare gli americani, perché il 25 aprile 1945 è stato nominato presidente degli Stati Uniti Truman. Quindi questa festa, che corrisponde più o meno a queste feste che si fanno per la nomina di un papa oppure l'incoronazione di una regina, noi essendo asserviti agli americani, o la santificazione di un papa, è la santificazione di un papa, 6 milioni di visitatori, uno spettacolo eccezionale, Orfeno, un sacco di soldi di pubblicità, perché questa è la cosa più importante, quello che interessa a loro è buttare fumo negli occhi ai coglioni e fare i soldi con la pubblicità. Non manca mai nelle intenzioni del papa il fare i soldi. Non è che le sue intenzioni sono quelle del fare il bene sia in questa terra che in un ipotetico oltreterra, fuori terra, no?
satellitare, diciamo così, no, e fare soldi, il resto viene dopo. Proseguiamo, perché ci sono, abbiamo parlato di preti, preti gay. Allora qui è un problema importante che è già stato trattato più di una volta, ma io lo voglio ulteriormente agganciare, perché un grande scrittore del Novecento, André Gide, era un notissimo pederasta, oggi si direbbe pedofilo, ma lui diceva di essere un pederasta. Andava spesso in Algeri, dove si incontrava e abusava di questi fanciulli arabi. E lui nel suo diario, io consiglio ai nostri amici di leggere il diario di André Gide, uno dei più grandi intellettuali che abbiamo avuto nel XX secolo, era anche un coglione, perché credeva nel comunismo, andò in Russia, capito? Tornò molto deluso negli anni 30 e rimase molto deluso. Orwell sapeva già tutto. Sì, sì, però lui andò Kafka, nello stesso periodo, attorno al 31-32, sì, in Russia, e tornò estremamente deluso. Kafka, perché aveva visto come si comportava il direttivo, sì, il direttivo del Politburo, capito? E c'è scritto che facevano parte di una ben precisa cassa geni, etnici, intendo dire. Dirò di più, che Kessler, uno per me uno dei più grandi intellettuali del XX secolo, il quale, essendo un correligionario di queste persone, li conosceva molto bene, e nei suoi fondamentali libri, parliamo noi sempre ai nostri amici, molti dei nostri amici sono giovani, si è trovato un libro di Kessler, soprattutto Buio a Mezzogiorno, soprattutto tutti quei libri dedicati alla guerra di Spagna, alla guerra civile spagnola intendo, alle trame e ai processi che sono... Non solo Hemingway, anche altri. No, vabbè, ma anche Hemingway non parla dei processi russi. Appunto. Invece Kessler sì. Non a caso, il buon Kessler, che dicevo è uno degli intellettuali guida del XX secolo, è morto suicida. Allora, diceva, io ho fatto questa illazione, diceva André Gide, noi che siamo pederasti ci consideriamo super maschi. E questa frase che io ho letto quando avevo... Sembrava folle, ma c'ha un suo senso. Mi è ritornato leggendo questo articolo. Ma allora questi preti pedofili, in realtà, nel violentare i bambini, non è che per caso si sentono loro dei supermaschi, come denunciava del proprio carattere André Gide? Domanda che lascia in sospeso, perché, e lui aggiungeva, noi ci consideriamo supermaschi e noi siamo i peggiori critici degli invertiti, dei peggiori critici degli omosessuali, perché per noi l'omosessuale, che maschio, che si fa la parte della femmina, è la peggiore aberrazione che ci sia. È una troia vera, una super troia. Interessante. Non a caso i preti stigmatizzano sempre, o no, non la pederastia, ma l'omosessualità. E sono due cose completamente diverse. Eh sì, allora sono distinguo molto fini, è un suggerimento che do ai nostri amici. E qui abbiamo... È uscito un bel libro di Macro Librazzi oggi, che parla della... manipolazione della sessualità come gestione delle masse. Ah certo, immagino. Della non più, della della asessualità, diciamo. Certo, la gestione della sessualità è roba vecchia, perché sono i preti quelli che sono stati i primi. Immaginate cosa significa per il controllo sociale costringere delle povere giovinette, no? Che lo hanno fatto fino a pochi anni fa, quando una famiglia voleva liberarsi di una femmina di troppo, la schiaffava in uno di quei reclusori a vita. Peggio di un carcere,
dove erano costrette fra una preghiera e una fustigazione a gestire la propria non voluta castità. Immaginate che significa come controllo sociale, e mi viene sempre in mente una cronaca relativa a una giovinetta che poi invece si è comportata, non potendo far altro, poveraccia, è stata molto brava, a fine 800, perché dalla metà a fine 800. Manzoni è stato un artista vero nella descrizione, esattamente, di quella povera donna. Lui ha tentato di uscirne fuori, è caduta ovviamente nelle mani di un delinquente, dopodiché ha ucciso anche la conversa. Questa qui invece, c'era proprio la cronaca cittadina di uno, dice: ho visto questa giovinetta che la stavano portando, avrà avuto 13-14 anni, a Ravenna, la stavano portando in uno di questi conventi di cui Ravenna era piena. Magari di clausura. Esattamente, e dove questo qui diceva: madre, non mi portate, per favore, non mi portate, non lasciatemi, non abbandonatevi. E a me mi ha veramente toccato il cuore. Toccato. Questa cronaca di questo giornalista, e casualmente aveva visto che questa madre, che con delle strattonate portava questa giovinetta in convento. Sempre per rimanere in questa straziante storia umana, grande Kafka, abbiamo qui il grandissimo, ecco, inarrivabile, però abbiamo alcune considerazioni da fare. Ma lo sappiamo, nessuno è puro. No, non è questo. Lui aveva i suoi bei altarini. Allora, questo è un articolo che è stato pubblicato sull'Espresso del 27 marzo ultimo, la presentazione di un libro scritto da Antonio Cassese, noto magistrato, il quale giustamente per tutta la sua vita, essendo uomo di cultura, è stato sempre un appassionato cultore di Kafka. Allora, i nostri amici... È uno dei massimi proprio, a livello dei primi 10 al mondo di tutti i tempi. I nostri amici sanno che cosa ha scritto Kafka. E non è strano che un magistrato italiano che ha giudicato Milosevic fosse, adesso è morto questo Antonio Cassese, è quello che è stato per lungo tempo presidente del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, e che ha processato Milosevic. Milosevic intanto chi era? Milosevic era il capo del governo. Che Srebrenica non è esistita, quindi non è vero un cazzo di niente. Esattamente. Quindi era innocente. Esatto, ma ti immagini. Era solo perdente. Si era opposto all'operazione. All'invasione dei loro signori, cioè degli abbandonato dalla Russia nel momento in cui la Russia non poteva intervenire. Esattamente, l'operazione è stata quella. Così come la Jugoslavia a suo tempo era stata creata per colpire alle spalle la Germania nell'immediato primo dopoguerra, così adesso l'interesse, c'era anche l'interesse tedesco, intendiamoci, l'interesse della NATO, cioè degli occidentali, era quello di smembrare la Jugoslavia, perché la Jugoslavia smembrata era più facilmente controllabile anche ai fini, ricordiamocelo bene, del trasporto del petrolio e del gas. Vediamo le pipeline che stanno andando a conclusione adesso. Esattamente. Allora, di giorno il processo a Milosevic, di notte gli incubi giudiziari dell'autore praghese. È sorprendente il libro di Antonio Cassese. L'articolo è di tale Enrico Arosio, leggiamo 3 o 4 frasi. È stato un giurista. Fa riferimento al processo di Kafka? Lui fa riferimento a un libro al che processo. Antonio Cassese. No, al processo e a tutte le altre opere di Kafka, perché tutte le opere di Kafka rappresentano la realtà di una persona anonima, cioè quindi è il cittadino anonimo, l'uomo anonimo, che si scontra contro le realtà del potere. Delle istituzioni del potere. Del potere, che ti elude sistematicamente. Ti annichilisce. Ti annichilisce. Una delle opere più importanti è il processo. Ma un'altra che invece è uguale è America, dove lì una denuncia è ancora più forte nei confronti di loro signori. Kafka ha avuto un passato strano e lui è riuscito in qualche modo a ribellarsi a un padre
torturatore, il quale da buon ebreo pretendeva obbedienza. Era la norma, cioè, era la norma, cioè, il comportamento del padre non era non esorbitava, era la norma. Da buon ebreo, praghese ti immagini, die de no. Il figlio come possesso, il come figlio oggetto. Come possesso. Detto qui, Allora, è stato un giurista di rilievo e un gentiluomo, ti immagini. Ha rappresentato l'Italia negli organismi internazionali dell'ONU. Ha avuto come primo presidente del Tribunale Penale per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia responsabilità immane, tra cui il destino di Slobodan Milosevic. Allora, se fosse stato un gentiluomo, avrebbe detto: io questo processo non lo faccio. Non lo conduco. Perché Slobodan Milosevic è un perdente, ha perso e quanto tale non deve essere processato, se fosse un gentiluomo, se fosse stato un uomo. Ma lui ovviamente è stato aiutato dalla moglie anche nel fare il libro. Antonio Cassese, quando era ormai condannato dal male che lo portò alla morte, ha lasciato un libro su Franz Kafka, il più grande di tutti per lui, è vero. Lui lo sapeva bene che per lui, per me sono altri, il più grande ovviamente è Dante, per me è Omero. Cioè, vabbè, sono i primi dieci, fra i primi dieci vi ho detto. Il messaggero universale della incomprensibilità del mondo, non è vero, non è il mondo che è incomprensibile, è questo mondo gestito da quelle persone che non è comprensibile per la vittima. Per no, la anche vittima. Perché non c'ha una ragione logica, quindi non può essere compreso. Esattamente. Il titolo commuove, Kafka è stato con me tutta la vita. Lo pubblica il Mulino grazie alle cure della moglie Silvia Fano. Tanto per dire. E dei figli Francesco e Teresa nel ricomporre i testi. La prefazione di Cassese è del 28 agosto 2011, la scomparsa del 22 ottobre. È un testamento spirituale, ma anzitutto è un regalo in questa Italia che si contenta ormai di poco. Sicuramente un regalo, ma a patto che le persone lo sappiano capire. Ma poi se il messaggio è anche una lettera di scuse. No, questo libro. Questa gente è troppo sicura di sé. Io ti schianto come un pesce, urlava al figlio Franz, il padre Hermann. E lo dominava in tutto, nel fisico, nel carattere, nel senso degli affari. Kafka lo subì sempre e sempre lo giustificò, prendendo su di sé la colpa anche quando non ne aveva. Ma siamo qui tutti a subire l'imposizione di lor signori e a giustificarli quando lor signori loro, ci dicono loro, sì. Loro, gli altri, loro, sì, non noi. Quando lor signori ci vengono a dire, sono sempre loro, che dobbiamo espiare un evidente peccato originale. Allora, cogliamo l'occasione per dirlo di nuovo. Io non sono figlio di Adamo ed Eva. Manco io. Tu sei figlio di Adamo ed Eva. Io sono figlio del gran Dio, del gran Dio Priapo. E quel cazzo con Adamo ed Eva non ho nulla a che vedere. E allora che quale peccato originale devo scontare? Va a morire ammazzato. Vedilo tu con i tuoi genitori. No. Oh, chiarito? È chiarito. Chiarissimo. Oh. 20. Eh? 20. Sì. Gli studiosi hanno interpretato Kafka usando varie chiavi, dalla psicoanalisi all'ebraismo, visionario, angelico, teologo, simbolista, esistenzialista. Per Cassese, il narratore del processo è il latore dell'enigma della vita, il genio, scrive, che ha saputo trasformare la sua sofferenza in immagini e situazioni universali. Noi, che non siamo nessuno, proprio nessuno, vogliamo fare anche noi un'analisi psicoanalitica del libro di Cassese, no? Non è che questo Cassese... La critica non si nega a nessuno, appunto, per legge. Appunto. Non è che questo Cassese, aiutato dalla moglie, che si chiama Silvia Fano, è che ci voglia giustificare dicendo... Silvia Fano? Sì. Fano? Sì, Fano. Allora, non è che lui si voglia per caso giustificare per aver processato Milosevic dicendo che tanto la vita è così, quindi io sono giustificato? Era una richiesta di scuse, infatti, come ti ho detto io.
indirettamente, vado aggiunto, e questa l'abbiamo detta, ma non siamo ancora alcune altre considerazioni, altre cose le diremo un'altra volta. I greci e noi, un viaggio per scoprire. Bellissimo. Eccezionale. Guarda che faccio. Allora, ci siamo scordati, e qui vale la pena di ricordarlo bene, sì, che nell'antichità classica tutte le rappresentazioni fittili o marmoree erano tutte dipinte, non erano bianche. Certamente. Come il travertino. Ecco, sì, l'abbiamo già detto più di una volta. Quindi vanno dipinte con gli occhi dipinti, infatti ecco perché i bronzi di Riace hanno gli occhi con... Attenzione però, perché qui c'è un passo avanti. Che cosa è successo? Nel momento in cui, e parliamo dell'umanesimo e del Rinascimento, nel momento in cui hanno incominciato a scavare e hanno visto queste meraviglie di sculture della grecità e della romanità, che della grecità e delle egizietà. Esattamente. Però siccome erano invecchiati, il colore era andato via. E allora è stato quello il momento in cui quell'umanità saggia che guardava queste, ha capito l'importanza della forma, perché prima non la percepivano. La forma in sé è già importante. È lì il punto cardine. Poi dipinta è il massimo. Sì, è come il libro in bianco e nero, o il libro con la foto a colori. Ricordiamoci però sempre, se non c'è il contenuto il libro non vale niente, ma con il contenuto e con in più il colore però il messaggio è molto più potente. I coevi erano distratti dal colore, invece questa purità bianca dei marmi riluceva esclusivamente la forma, costringeva lo studioso o il cittadino così semplice, ammirato, a guardare esclusivamente la forma. E su questo noi ci fermiamo. Omero ed Erodoto, due modi contemporanei di guardare l'altro. E qui ci fermiamo perché questo sta a significare che è finita l'epoca delle chiacchiere. Oggi noi abbiamo in giro nel mondo degli studiosi. È il contenuto e la forma che è importante. Che possono parlano, dico, prima non c'era sta roba qua. Io ricordo anche, per quanto fossero belli, i miei testi al liceo di storia dell'arte non raggiungevano minimamente la capacità di penetrazione intellettuale e culturale. Ma non oggi c'erano gli elementi informativi per dare una diciamo, descrizione a tutto tondo dell'ambientazione. Esattamente. Oggi abbiamo una marea di informazioni in più. Esatto, e non c'era nemmeno quella vastità di produzione culturale a cui queste persone, professori, scrittori o quant'altro, oggi possono attingere. E quindi questa profondità, è inutile negarlo, oggi noi viviamo in un momento importantissimo. Solo i superficiali pensano che noi viviamo in un momento di decadenza, non è vero, è una decadenza formale, esteriore, ma nella sostanza. Ma guarda che l'impero nel momento della decadenza era anche al massimo del fulgore della cultura. È verissimo, è verissimo. Prima di concludere con altre due cose, io vorrei chiudere qui... perché la cosa più importante è questa, lo diremo un'altra volta. Finalmente, assolutamente vera. Questo libro di questo grande storico italiano completa definitivamente, perché quando parla questa persona è perché non può più star zitto. Sì, non può più star zitto. E allora ne approfitta, come uno che sa le cose, ne approfitta e le dice con quel 5 minuti prima degli altri. Ma noi queste cose le sapevamo da nella tempo, sua imperturbabile aplombità. Esattamente. Chi lo conosce poi sa perfettamente che il personaggio è sempre stato mentalmente un ambasciatore. Hai detto bene, bisogna dirlo proprio agli amici, un ambasciatore è una persona di una diciamo riflessione, ma anche freddezza. Di una freddezza e di una capacità di cogliere l'attimo fuggente, di riuscirlo a condurre nella direzione che vuole lui senza apparire, di gestire la cosa, che diventa per questo diplomatico, cioè diventa
uno che ottiene le cose senza far vedere che le vuole quel momento, lui. Cioè, in quel momento lì in cui lui ha fatto l'ambasciatore d'Italia a Mosca, o eri così o concludevi poco. A parte il fatto che poi gli avevano messo le spie in tutta l'ambasciata. Allora, prima di arrivare a un'altra cosa che mi interessa di dire proprio in questo momento, c'è questo... Guarda che noi, sì, che noi vogliamo far vedere, se lo dice il Corriere della Sera vuol dire che va bene, l'ha detto anche loro, e anche qui la secessione bancaria, perché le secessioni bancarie sono quelle che anticipano le secessioni vere e proprie. Quanti ricordiamoci minuti? Le fondazioni, esatto. Il periodo in cui tutti volevano creare la fondazione, esatto. tutti quelli che c'avevano la possibilità, naturale, di farlo, è ovvio, cioè, è non è che io e te potevamo fare è una ovvio, fondazione, però attorno all'85-90 incomincia a girare questa idea. Perché quando fu creata la Banca Centrale Americana, non la Federal, la Federal è del Novecento, ma quando si è incominciato a parlare di una banca centrale negli Stati Uniti d'America? Nel 75-74. Esatto, 1700. Certo. Allora, e l'ultima cosa, quanti minuti abbiamo ancora? Cioè, abbiamo tanti, ma sono 26 minuti, la gente si stanca. No, poi se concludiamo con una cosa molto... Poi importante. Facciamo un altro magari. No, no, basta, no, no, chiudiamo questo per adesso. Allora, proprio ieri in televisione hanno incominciato a darci una notizia per me assolutamente aberrante. Che cioè qui, questo per me è colonialismo allo stato puro, in molte università, soprattutto del nord, si insegna tutto in inglese. Allora, questo è colonialismo. Colonialismo culturale. Allora, che significa? Preparano la intelligenza della periferia dell'impero esatto, a gestire le cose per esattamente. L'impero. Esattamente. Allora, i fessi continuano a dire perché qui non c'è nessuno. No, ma adesso c'è una sentenza alla Corte, non alla Corte Costituzionale, c'è chi ha reagito, cioè c'è il professore. Non al TAR, al grado superiore del TAR, che va appunto a seguire la decisione già cessata del TAR di annullare i corsi al Politecnico di Milano. Non c'è solo il Politecnico, sono un paio di università qui di Roma, mi pare Roma 3 ad no, l'ingegneria lo fanno solo in inglese quest'anno. Esatto. E invece c'è, noi abbiamo firmato anche la petizione, io personalmente l'ho firmata, per fare opposizione al tribunale, alla consulta, ecco, esatto, non mi veniva, alla consulta, alla consulta dove adesso a ottobre-novembre si esprimerà in merito a questo, oppure retroattivamente, quindi gli annichilirà e eliminerà i corsi, annullerà i corsi che nel frattempo saranno partiti. Questa è la solita follia, no? Del cazzo, sì. No, ma sono solo tutti tentativi di lor signori di rubare, di piegare le coscienze, no, di rubare la sovranità, oltretutto sovranità culturale, intellettuale. Allora, c'è un libro che mi è uscito tra le mani a Fagiuolo. Mi ricordavo di questo libro a Fagiuolo, con la U. Di tale Mario Carli, futurista degli anni 20-30, è intitolato Antisnobismo. Tutta una serie... Ce l'ha con l'Inghilterra, scommetto. Ma va. No, ma all'epoca gli snob parlavano anche francese. I gaga erano francesi. Allora, è bellissimo perché ripete la mentalità gretta, provincia, di un provincialismo incredibile. Per cui impara a parlare italiano, ma scalzone delinquente prima di metterti a parlare un'altra lingua, cretino. Dice, ah perché, e se no non capisco, non so. Vabbè, vai a lezione privata, no? E cazzo vuoi, perché io non ho studiato l'inglese privatamente. Certo, certo. Anzi, ho fatto anche l'esame, certo. Gli esami a una università americana di American English, certo. E allora chi me lo vietava? Certo. Io ho studiato il tedesco, certo. Alla Deutsche Institute di Roma, ho studiato il francese, certo. E anche lo spagnolo, se certo. A qualcuno gli va. E col tutto che studiavo, ero costretto a studiare fisica, perché sono un chimico fisico e studiavo fisica e chimica. Allora, potevano farlo e possono farlo anche gli altri. Concludo con questo perché è bellissimo. Il francese poi
fosse un merito conoscerlo. È la lingua più facile dell'universo, tant'è vero che i camerieri e i portieri d'albergo l'imparano meglio dei diplomatici. Carina questa. Ostentare la conoscenza del francese quando non si sa bene l'italiano, quando non si sa scrivere una lettera in italiano senza guarnirla di 30 orrori d'ortografia. Mon Dieu, quelle stupidité! L'immortale Gastone potrebbe essere il simbolo plastico di questa stupidità nostrana, che è una vecchia malattia provinciale favorita dagli scambi internazionali moderni. In casa mia si stava magari senza mangiare, ma si parlava sempre in francese. Informa il personaggio petroliniano dal guanto penzolone Gaston. E soggiunge Gastone. Infatti Gaga da Gastone. E appunto Gastone con il guanto a penzolone. Il gran peccato che è morto giovane, era il grande petrolino, un grande. Beh, vabbè, poi sniffava troppo, no, ma poi il bello sniffava, è proprio questo. Sniffava un po' troppo. Allora dai, senti, lo ripeto perché è una frase tra le più belle dette da Petrolini. In casa mia si stava magari senza mangiare, ma si parlava sempre in francese. Informa il personaggio petroliniano dal guanto penzolone e si aggiunge: e poi ho vissuto tanti anni a Viterbo. Che vuoi mettere? Io sono internazionale. Un'altra categoria da scudisciare in piazza, la Madonna, altro che scudisciata gli daremmo noi, è quella di certi esercenti di alberghi e di negozi che preferiscono pagare la tassa applicata dal governo sulle insegne in lingua straniera piuttosto che sostituirle con insegne in lingua italiana. Questo è un bellissimo insegnamento. Qualora andassimo al potere, tutte le insegne devono essere tutto in italiano. In italiano. Tutto. Tutte le parole. No, ma poi, l'Accademia della Crusca, la ripongo dal, sì, la ripongo allora, dal solo, quale? Al momento. Lo vuoi mettere in un'altra lingua? Paghi. Benissimo, no, paghi per ogni lettera 150 euro al mese, giusto? Soprattutto nei mesi di afflusso turistico. Perché lo so, certo, certo. L'ha messo il governo fascista, certo. Lo posso mettere anch'io. Sono dei pessimi cittadini oltre che dei pessimi affaristi. Non capiscono che il pubblico straniero paga meglio e rispetta di più i luoghi che hanno una propria lingua, un carattere proprio, una personalità propria, e non la nascondono pudicamente agli occhi del forestiere. Solo i paesi neutri, di razze spurie, di continenti colonizzati, di gente senza storia e senza letteratura, tengono fra le quinte il proprio idioma e mandano alla ribalta il volapicche francese. Certamente. Ma su questo argomento ritorneremo specificatamente. E con questo, cari amici, concludiamo. Ciao e a presto!